finalmente. E grazie, perché in questo momento così complicato e difficile, con le sue responsabilità, lo apprezziamo particolarmente. Io lascerei subito la parola al direttore scientifico, che è il motore di questa iniziativa, però vorrei lasciarvi un messaggio. Questo istituto è nato nel 2003 da una legge che gli dava come missione di fare ricerca di eccellenza al servizio dell'uomo e di trasferire i risultati al sistema industriale. Nel 2007-2008 si sono completati i lavori. Quindi una rete ormai industriale e accademica molto ampia. Dal punto di vista della crescita del personale, come vede da questo diagramma, diciamo dall'anno zero, da quando abbiamo potuto popolare questo spazio, siamo arrivati a 1600 persone, con una crescita continua, molto impegnativa, con procedure esclusivamente internazionali. Quindi devo dire fuori dalla funzione pubblica nel senso stretto del reclutamento, tutto il resto invece è gestito come... Per la visita odierna noi pensavamo di lasciarvi alcuni messaggi, diciamo, delle varie cose che facciamo ci sono alcune che vorremmo sottolineare. La prima, qui la portiamo in laboratorio dove si sviluppano tecnologie per le scienze della vita. Le abbiamo preparato una specie di cartone per farle vedere. Guardi Presidente, come funziona questo oggetto? Abbiamo un nucleo magnetico che è fatto da un migliaio di atomi, pochi miliardesimi di metro, dei polimeri che sono delle spugne che assorbono il chemioterapico, l'antinfiammatorio, e queste biomolecole che quindi non solo riconosce la cellula malata, ma essendo un magnete mi dà un segnale che io posso rivelare con delle tecniche di imaging. Quindi trovo la cellula malata selettivamente, medicina di precisione, vedo dov'è, ed essendo un magnete lo posso anche scaldare. Ma fanno lo stesso mestiere, riconoscono la cellula malata, rilasciano il medicinale, possono rilasciare antinfiammatori, e quindi si tratta di rendere la medicina di precisione, cioè vale a dire di rendere il medicinale preciso sulla cellula malata. Queste sono tutte cose che possono essere poi guidate magneticamente o dal flusso. Una domanda, da quando è iniziato lo sviluppo di questa? Sono circa 30 anni. Gli ultimi 30 anni sono per il ferro ossido, perché questo è ruggine, l'avanzamento è costante. Si va avanti perché si è migliorata la sintesi, la fabbricazione di queste particelle. Che è il direttore di quest'area. Buongiorno. Aspetti qui, Presidente. C'è questo riferimento del futuro. Il pezzetto del... Benvenuto, signor Presidente. Lei ha portato un libretto per lei sui primi 10 anni dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Grazie. Ok. Quello che è anche la cura dell'aspetto esteriore. Certo. Dove si sviluppa visione, intelligenza artificiale, assistenza all'essere umano. Le abbiamo preparato alcune demo. Buongiorno Presidente. Benvenuto a casa mia. Sono le conseguenze di questa interazione con e questa biomeccanica adesso viene trasferita addirittura sulla rehabilitazione. E se è già coinvolgente per il bambino, il nostro power user e sviluppatore che usa la nostra mano prostetica. Una mano magnetica. Significa essere tornato in pienezza di attività? Direi decisamente di sì. Tutto merito a voi. E questo è la l'ossatura del questo è un gesto di luce. Questa è il cervello. Questo è il laboratorio della ditta MUG. Il dottor Semini è il assessore caldo del direttore del Dipartimento di Robotica. Presidente, sarò brevissimo. Loro stanno sviluppando insieme alla MUG questi quadrupedi. Claudio, si mette da motore quel muscolo, il cilindro del pistone delle nuove versioni del quadrupede, questo è stampato in 3D. Questi possono camminare sia su ruote che su zampe. Sono pensati per arrivare dove non arriva il bipede, dovunque. E poi una volta che sono arrivati, con il loro sistema di visione, sta passando il collo, diciamo. Questa è la nostra terza generazione di nuove grande, la seconda è quella.